Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci tornati. Avevamo promesso un video sul libro che ci era piaciuto tantissimo. E in effetti manteniamo, anche se a distanza di un bel po' di tempo, riusciamo a mantenere la promessa, perché oggi vi parliamo di un libro che appunto ha convinto pienamente entrambi. Cioè, insomma, adesso arriviamo. Vi spiegheremo in che modo. Cerchiamo di spiegarvi. Il libro in questione, prego. È Nove braccia spalancate. Autore Benny Lindelof, sperando che la pronuncia sia corretta, decente, pubblicato dalla San Paolo nel 2016, quindi recentissimo. Esatto, e tra l'altro è uno dei finalisti al premio Strega per la categoria più 11, quindi è anche un libro che ha avuto evidentemente un certo consenso. Sì, ho visto che ha preso tantissimi premi anche in tante nazioni diverse, appunto certo. Anche in Italia adesso è fra i candidati. Sì, è stato tradotto in varie lingue. Nella cinquina finale. Allora, iniziamo col dirvi qualcosa della storia, anche se è parecchio difficile e riusciremo a dirvi soltanto, a darvi qualche coordinata e a spiegarvi un pochino come inizia. Giusto per avere esatto proprio un'idea generale, perché poi vicenda, l'obiettivo sì. È proprio quello che voi lo leggiate, insomma, no? Quindi non vi racconteremo nessun tipo di dettaglio. Dunque, i protagonisti, protagonista è la famiglia Bon, anche qua, vabbè, perdonateci per le pronunce, composta dal papà, chiamato Pap, la nonna May, quattro fratelli e tre sorelle, perché appunto il papà è vedovo. In realtà quelle su cui il racconto si concentra di più sono proprio le tre sorelle femmine, anche perché Finn, una delle tre, è anche la narratrice in prima persona di tutte le vicende. Tutte le vicende. O quasi, perché vabbè, adesso poi spieghiamo. Esatto, c'è una parte in cui non è lei la narratrice, ma insomma. Esatto. Il romanzo inizia con il trasloco, l'ennesimo trasloco di questa famiglia, che appunto ha cambiato tantissime case nel corso degli anni per seguire un po' i tentativi di Pap, cioè del papà, di avviare finalmente un'attività redditizia. Quindi ha provato a iniziare vari tipi di attività, tra le più disparate, spesso senza neanche sapere bene come si facessero i vari lavori. In questo caso ha deciso di aprire una piccola manifattura di sigari. Esatto, no? Sperando peraltro tutte le volte di fare fortuna, sperando che quella fosse veramente la volta della svolta finale definitiva per dare alla sua famiglia quella stabilità che da sempre cercavano. In realtà dalla storia si evince che fino a quel momento non ce l'aveva mai fatta, esatto. Non era mai riuscito. Infatti la nonna è arrabbiatissima perché devono affrontare l'ennesimo trasloco. Ci troviamo nella campagna olandese, siamo praticamente fuori le mura di un piccolo borgo dove vivevano in precedenza, e la famiglia arriva in questa casa proprio alla fine di questa via che ci viene descritta come molto brulla, molto ventosa, da un sì. Clima anche un po' impietoso, diciamo così, sia in estate che in inverno. Ci troviamo appunto, dicevo, in Olanda e più precisamente nel Limburgo, che è la parte meridionale dell'Olanda. Quindi anche l'ambientazione, cioè già a partire dall'ambientazione possiamo già dire che è il primo degli elementi che fanno di questo romanzo un romanzo insolito. Assolutamente originale, sì. Per quanto riguarda la datazione, la vicenda inizia nel 1937, quindi anche qua una scelta di questo tipo. La casa in cui si trasferisce la famiglia è assolutamente insolita. Si trova vicino a un cimitero, proprio adiacente a questo cimitero. La porta d'ingresso è nella parte posteriore e poi c'è anche questo gradino gigante, no, per entrare, per poter sul superare quale l'ingresso. L'autore dice bisogna come arrampicarsi. Quindi esatto. Ha qualcosa di strano, e le sorelle scopriranno anche dei dettagli un po' inquietanti, soprattutto nelle cantine, esatto. E in alcuni magazzini vicino quello che era il fienile vicino alla casa. Ci sono diciamo degli oggetti che fanno pensare a queste sorelle, che sono delle ragazzine, che in questa casa potrebbe veramente esserci qualcosa di magico. E sì, di strano, di horror, e anche di esatto. Anche di... perché una delle tre sorelle, Mulke, è quella che è un po' fissata, no? Ama l'horror, ama gli aspetti più truci, non so come anche dire, scenografici, e da un punto di vista proprio del gusto dell'orrido, esatto. All'interno della vicenda. E quindi appunto la vicenda si apre in questo modo. È una storia senz'altro complessa, anche per i tanti personaggi, tanti nomi che ci vengono presentati, nonostante comunque ci sia un elenco dei personaggi all'inizio del libro, ricca di, insomma, è molto immaginifica, onirica,
e anche sì, complicata da seguire, diciamo prima quasi un po' surreale nelle sue linee di sviluppo. Sconfina nel surrealismo anche per via anzitutto di alcuni personaggi che compaiono, assolutamente, per l'ambientazione di sicuro, e poi per tutti questi elementi, questo alone magico che si muove, no, sopra tutte le vicende, che fa sì che davvero il lettore non capisca fino alla fine poi se si tratti realmente di qualcosa di irreale. È vero. E quindi dice, ma quindi che tipo di romanzo sto leggendo? Oppure se è qualcosa che viene letto dalla protagonista, che è anche la narratrice, visto che il testo è in prima persona, della vicenda, e invece nella realtà è qualcosa di molto più semplice, che viene letto dagli occhi di una ragazzina in modo appunto immaginifico. Quindi, ma il lettore è tratto in inganno, quindi c'è un uso magistrale proprio di questi elementi magici che fa sì che il lettore rimanga nel dubbio. Sì, ed è anche bello lasciarsi ingannare, no? Sì. Perché è proprio un po' il gusto del libro. Di proseguire nella lettura. Diciamo, infatti, scusami. No, l'unica cosa che volevo dire era proprio in relazione al fatto che parlavamo di particolarità di questo libro e di un'ambientazione particolare e di una vicenda che si trascina, perché la storia di questa famiglia è una storia che si trascina di fatto da quando la mamma è morta, no? E quindi il padre deve portare avanti la famiglia da solo, che tutta questa parte del libro, la prima parte del libro, che racconta in modo molto lento, il ritmo narrativo è lentissimo, descrizioni molto lunghe, analisi molto lunghe dove la protagonista racconta i suoi pensieri, le proprie emozioni, ipotesi appunto su questi che sono gli oggetti e le caratteristiche quasi magiche della casa. E questa lentezza di ritmo è data anche davvero da una prosa molto lenta, molto paratattica anche, che associa peraltro la lentezza del ritmo anche all'ambientazione stessa, perché quando ci viene descritta questa campagna e la vita che scorre lentissima in questa campagna del sud dell'Olanda, ritrova questo elemento, un chiaro riferimento allo stile che l'autore usa. Quindi c'è proprio, secondo me, un andare di pari passo della forma con il contenuto, e questo è, secondo me, geniale. È vero. Invece stavo dicendo, diciamo che la casa in fondo è la reale protagonista del romanzo. Certo. Tanto è vero che c'è il collegamento anche col titolo, no? Questo titolo particolare, 9 braccia spalancate, è la misura appunto che, tenendosi per mano le sorelle e i fratelli che si sono lì trasferiti, devono appunto mettersi in 9, tutti di fianco con le braccia aperte, per coprire tutto il perimetro della casa. Non il perimetro, mi sembra forse la muro, sala, la sala il della muro, cucina. Sì, il muro della sala, forse sì. Esatto. E quindi appunto la casa è quella che tiene insieme poi anche le varie parti in cui il romanzo è diviso. Infatti, quella a cui vi accennavo poco fa è la prima parte, che poi si sviluppa, mentre all'interno del romanzo a un certo punto c'è una seconda parte che è come un lunghissimo flashback, in cui appunto si raccontano delle vicende che comunque sono collegate alla casa stessa, svoltesi però molti anni prima, siamo nel 1863. E la storia, c'è anche un cambio di narrazione, esatto, perché a questo punto il narratore non è più la sorella Finn della famiglia, ma è la nonna che in questa notte, in questa serata particolare, decide finalmente, dopo varie richieste da parte delle nipoti, di raccontare in realtà la storia della casa, che è centrale all'interno di tutta la vicenda. Tra l'altro, un altro dettaglio stupendo è che la nonna ha questa valigia che viene chiamata il coccodrillo, che dalle tra l'altro ragazze. Sì, è proprio l'immagine della copertina, e c'è questa valigia con il suo manico, e qui c'è una fotografia che esce da questa valigia, perché appunto il coccodrillo è pieno di vecchie foto, la nonna la custodisce religiosamente, per lei è una cosa preziosissima, e ogni tanto estrae una o due foto dalla valigia e inizia a raccontare una storia a partire da quelle foto. E appunto anche questo dettaglio del coccodrillo, secondo me, è veramente delizioso, molto molto bello. E come dicevamo prima, in quella sera lei decide di finalmente aprire questo coccodrillo, è come se
si vedessero, anche qua c'è un parallelo, no, tra il modo in cui lei racconta le vicende, che è quasi veramente una narrazione descrittiva, ma anche emotiva in alcuni punti. È come se veramente lei da questo coccodrillo estraesse una per una fotografie, ricordi, stralci del passato, per metterli insieme e raccontare la storia di questa casa, che è una storia appunto molto particolare. Nella terza ed ultima parte invece si ritorna al presente, diciamo così, e i tasselli del puzzle vanno a posto, nel senso che tutti i vari personaggi stravaganti che erano passati da quelle parti, diciamo così, trovano la loro collocazione ed effettivamente le ragazze si chiariscono tutti quei dubbi, quei misteri che avevano all'inizio. E soprattutto c'è proprio una riflessione che arriva quasi al lirismo, alla poesia, sì, sul senso della famiglia, degli affetti e anche delle radici che ognuno di noi in fondo cerca o sente il bisogno di avere, no? Sì, direi, sì, certo, è un romanzo che, insomma, con questo finale è come se indicasse nella riscoperta delle proprie radici l'unico modo possibile per costruirsi un futuro solido, perché poi finalmente alla fine del romanzo, perché la frase ricorrente del padre dice quando si trasferisce in un posto nuovo è quella che appunto lui si cerca fortuna in posti diversi, dice: guarda, dalla prossima volta finalmente noi abbiamo tribolato fino a questo momento, da questo momento in poi arriverà il contrario di tribolare, cioè ci sarà, staremo bene. E in realtà questo non è mai accaduto. Dopo essere arrivati in questa casa, dopo che la nonna ha svelato i segreti di questa casa che legano la casa anche alla loro famiglia, certo, e dopo che, come appunto abbiamo detto, i personaggi trovano la loro collocazione, finalmente il contrario di tribolare arriva davvero. Quindi c'è, cioè, il futuro è possibile solo se non si dimentica la memoria e il passato, che sono le nostre radici. Sì, che tra l'altro è un messaggio bellissimo, bellissimo. No? Dato in un modo però davvero originale, oltretutto, sì, quindi sì, si apprezza ancora e per nulla banale. No. È quindi un romanzo familiare, un romanzo di formazione, senz'altro, sì, anche se di nuovo molto originale, molto particolare per come si sviluppa. Per quanto riguarda il lessico, sono inserite all'interno del romanzo delle parole in dialetto limburghese, però ci sono, c'è un glossario finale in cui vengono spiegate, quindi diciamo non è una cosa comodissima, però comunque ci sono tutte le spiegazioni. C'è un glossario dove vengono messe le parole difficili, che sono, sì, soprattutto parole legate al gergo, quindi modi di dire, nomignoli, sì, che nella nota introduttiva si dice proprio che chi ha tradotto il testo ha voluto mantenerli proprio per lasciare un pochino questo senso di appartenenza anche al luogo in cui avvengono le vicende. Ho scoperto peraltro che esiste un seguito, quindi lo vorrei leggere. Però non tantissimo. È stato ancora tradotto in Speriamo italiano. Speriamo che faccia fortuna questo libro, che lo traducano, che traducano anche il seguito, perché insomma ne vale la pena viste le premesse. E niente, allora, sperando che da tutto questo ci abbiate capito qualcosa. Esatto, e soprattutto che vi sia venuta la voglia di leggerlo, perché è veramente un bel romanzo. Esatto. Cosa diciamo per quanto riguarda l'uso didattico? Ecco, bisogna voglio provare, perché sono un po' dubbiosa. Sì, allora, dipenderà sicuramente molto dagli studenti, dalla tipologia di studenti a cui si propone questo libro. Diciamo così, che tutte le caratteristiche che noi abbiamo indicato come caratteristiche molto positive del libro, che ce l'hanno fatto amare, esatto, che ci hanno convinto che questo sia un bel libro, probabilmente a un adolescente o comunque ad un lettore non avvezzo a letture comunque di un certo tipo, perché comunque una lettura impegnativa, sì, no? Potrebbe suscitare proprio l'effetto opposto, cioè alla terza, quarta, quinta, decima pagina dire: no, è noioso, non mi piace, è troppo lento, non ci capisco niente, non voglio andare più avanti. Tanti personaggi, tanti fatti che non si capisce, boh, ma sono strani perché sono inventati, sono reali, cosa sta succedendo, non si capisce nulla, cioè i dubbi potrebbero essere secondo me un po' questi. Soprattutto perché dalla pratica scolastica, noi due anche confrontandoci, ci siamo detti più volte che soprattutto per i non lettori o comunque per ragazzi che non amano o non sono stati abituati alla lettura, i libri che li colpiscono di più
sono quelli neanche tanto sempre troppo corti, no, ma soprattutto che abbiano un ritmo incalzante e una vicenda affascinante e coinvolgente, appassionante. Esatto. E questa è una vicenda molto affascinante, però non è forse coinvolgente dal... Sì. Coinvolgente così come un ragazzino intende l'essere coinvolgente, esatto. Non so se mi spiego, se si capisce. È proprio un discorso, secondo me, di ritmo, di velocità. Loro sono abituati e cercano anche nella lettura ritmi narrativi molto più incalzanti. Qui c'è invece tutto il contrario, c'è una pacatezza, una lentezza, anche proprio nello scoprire le cose, no? Che è data forse più vicina ai ritmi della natura che non a quelli della tecnologia, sì, a cui sì, loro sì, non sono abituati. Quindi potrebbe esserci il rischio che questo libro non piaccia. Forse leggerlo in classe potrebbe avere un senso, magari rispetto a darlo da leggere come lettura personale. Allora, darlo da leggere bisogna veramente scegliere bene a chi consigliarlo, esatto. Secondo me questo è imprescindibile. In classe forse si potrebbe fare un lavoro molto diverso, guidato, e allora le cose potrebbero cambiare, perché esattamente, vabbè, si riesce a far apprezzare loro anche testi che se leggessero a casa, vabbè, se ne parla nemmeno, quindi esatto, forse anche in non questo comprenderebbero caso neanche. Potrebbe funzionare. In ogni caso, pensare, io ho letto personalmente soltanto due a questo punto dei finalisti dello Strega, questo e L'estate che conobbi il Che, già non saprei chi votare. Mi sono piaciuti, sì, diversissimi, sì, esatto, però due libri completamente diversi, piaciuti tanto tanto entrambi, sì, insomma, tant'è che appunto anche L'estate di Conobil ce l'abbiamo recensito, abbiamo detto solo cose positive, sì, insomma, sì. Va bene, bene, allora ci vediamo alla prossima recensione, grazie per aver seguito questa. Aspettiamo i vostri commenti, ripeto, soprattutto se qualcuno ha la volontà e il piacere di leggerlo, ci fate sapere se siete d'accordo con noi. Ah, e non commenti, ne ho letto uno, non so se l'hai già letto, l'altro giorno sotto un video, non mi ricordo più quale, commento, grazie prof, dovevo leggere il libro ma con la vostra recensione alla fine non l'ho letto, ecco no, questo sarebbe anche perché il contrario del... In realtà... Tutto il contrario di quello che vorremmo accadesse. Prima cosa, e secondo, noi non raccontiamo le trame del libro e quindi non basta quello che noi diciamo. Bisogna leggerli comunque, anzi lo scopo teoricamente serve proprio farvi venire voglia di leggere. Esatto. Vabbè, va ci bene, proviamo. Sì, dai, ce la possiamo fare. Grazie, alla prossima, ciao a tutti. Ciao.